Sampdoria, a torto o a ragione accusati di essersi esibiti in versione un po' troppo chiusa col Milan, hanno sfruttato alla perfezione la prima occasione buona, sia pure contro una Fiorentina tribolata, per dimostrare che la forza della squadra è intatta e la Samp sa ancora essere quella di inizio campionato. 3-0 contro i Viola e semifinale di Coppa Italia ipotecata. La dimostrazione è affidata al suo uomo più discusso, Roberto Mancini, che dopo 13 minuti conclude un'azione capolavoro, tutta di prima. Su lancio di Cerezo, Victor e Vialli fanno i giocolieri e Dossena può crossare una palla tagliata che Mancini butta dentro. Ma allora è regista o attaccante? Boskov offre la sua sentenza. Mancini è una mezzo punta. La Fiorentina cerca di tenere botta, ma i blucerchiati spingono per il raddoppio. Mancini prima e Dossena poi ci vanno vicino. Tonigno Cerezo fa le prove generali sfiorando la traversa di testa e poco prima della mezz'ora inzucca in rete un calcio d'angolo di Pari. È il gol della sicurezza che traccia la trama di una ripresa prevedibile. Fiorentina in avanti a cercare di recuperare il passivo e Sampdoria pronta a colpire in contropiede. I Viola in realtà dimostrano segni di buona ripresa, ma gli assist di Baggio e compagni sono sprecati più di una volta da Cucchi. Solo Battistini di testa sfiora il gol, negato da Pagliuca e dalla traversa. Finiti gli assalti fiorentini, i blucerchiati si riaffacciano in avanti e arriva puntuale il terzo gol. Mannini recupera una palla che pareva perduta e centra. Mancini mette in mezzo con grande forza e a Vialli tocca solo l'appoggio in rete. Eriksson, che il presidente Righetti ha confermato, appare comunque ottimista.